Ciao a tutti bischeracci, eccoci nuovamente sul canale con un altro unboxing, sempre targato XL Moto. Pacco per Ginger, qui presente, ora non fate caso al telefono che è lì messo per vedere l'inquadratura. Pacco che mi è arrivato appunto ora, pochi minuti fa, e quindi ho approfittato per fare un bel unboxing per il canale, visto che video in sella sono veramente difficili in questo tempo di merda. E armiamoci del nostro trincetto ed andiamo ad aprire questo pacco. Allora, devo ricordarmi di parlare in maniera più cocainomane, secondo quanto consigliatomi dal buon Pollo Veloce. Ci proverò, ma non garantisco sul risultato perché non so parlare da cocainomane. Comunque, andiamo ad aprire il nostro pacchetto. Allora, non c'è niente, non hanno mandato niente. Abbiamo questa bellissima protezione da apporre sul serbatoio, scherzo, buttiamo via tutto, la ricevuta eccetera, ed eccoci qua. Allora, finalmente gli adesivi, finalmente, grande. E XL Moto, ti andrebbe un po' di partnership solo io e te? Fammi sapere. Finalmente gli adesivi, rovinati, tutti accartocciati, ma li accettiamo comunque, vedrò di apporre da qualche parte sulla moto, grazie mille, era l'ora. Dopodiché abbiamo tre bombolette on-road chain lube, come potete vedere, ovvero tre lubrificanti in pratica per la nostra catena, che andrò ad ingrassare al più presto. E infine un pacco gigante per due cazzate alla fin dei conti, dei guanti della Kurs, niente male, erano a sconto quando li ho presi, mi sembra 34,99 o 39,99, ora non ricordo con esattezza. Ed eccoli qua, veramente molto belli, di pelle, come vedete, genuine leather, come potete apprezzare in questo cartellino. La taglia è una M e spero vivamente di averla azzeccata. Andiamo un attimo a staccarli per trovarne uno. Allora, sono molto belli esteticamente, molto molto belli, molto belli, taglia direi azzeccata. Come vedete abbiamo le protezioni sulle nocche, protezioni sulle dita, abbiamo i fori per l'aria, abbiamo rinforzi in Kevlar come potete vedere qui. E abbiamo appunto la doppia chiusura. Ora sono un po' monco perché con tutti questi cartellini attaccati è veramente difficile. Comunque abbiamo la doppia chiusura, vedete, in questa maniera. E stanno veramente, veramente, veramente bene. Sono molto comodi. Diciamo che questi sono dei guanti più pensati per la stagione estiva, perché come vedete sono in pelle, non hanno imbottiture particolari per questo periodo, però sono veramente comodi e si sta anche piuttosto caldi all'interno, devo essere sincero. Poi chiaramente bisogna vedere utilizzandoli in moto, perché è tutta un'altra cosa. Comunque, questi sono appunto i guanti in sé per sé. Mi sarebbero piaciuti con qualche dettaglio in rosso perché la moto è rossa, ma sono molto belli anche così, e direi che per una volta la taglia l'ho azzeccata. E quindi niente, li proverò poi prossimamente, sperando appunto che il tempo sia piuttosto decente. E grande XL Moto, se vuoi fare una partnership con me sono sempre disponibile. Ciao a tutti bischeracci!